Per comprare crediti, inserite il coupon XanderGamer90 su gofifacoins.com per ottenere il 5% di sconto sui prezzi più bassi in circolazione. Ciao a tutti ragazzi, bentrovati in questo nuovo video. Nuovo squad builder, questo è probabilmente quello definitivo su Foot World Cup. Oggi facciamo la squadra europea, che è decisamente la squadra più forte che ho. La formazione più forte che posso fare con i giocatori che ho trovato nei pacchetti, è veramente una formazione devastante. Allenatore ovviamente ho messo quello campione del mondo, ma tanto quello fa poca differenza. Modulo 3-4-1-2, che poi sarebbe un 3-5-2 col trequartista semplicemente. E difesa 3 è una soluzione un po' rischiosa, ma l'ho adottata perché non ho terzini fortissimi. Oddio, in realtà non ce l'ho neanche scarsi, perché poi c'ho tipo Jordi Alba, beh dopo li vedremo. Però i centrali sono ancora più forti, quindi cominciamo però dal portiere, che non è un granché. Come ho detto, non ho trovato nessun portiere fortissimo in questo DLC. Il più forte che ho in tutta la rosa è Benaglio, e quindi mettiamo lui. Era stato anche potenziato e non è male nelle statistiche, se andiamo a vedere. Vedete, non è malissimo, 90 tuffo, 90 riflesso, 85 piazzamento, non è male però, neanche il top. Difesa 3, allora, cominciamo. Guardate quanta scelta c'è. Sicuramente mettiamo al centro, io metterei Chiellini, anche se poi ci sarebbe anche Boateng, ma meglio Chiellini. Mettiamo a fianco a Chiellini da questa parte Company, e da quest'altra parte mettiamo Hummels, anzi mettiamo Hummels al centro, va che è meglio. Ok, allora inutile dire che Company e Chiellini sono due difensori fortissimi fisicamente e anche abbastanza veloci. Per quanto riguarda Hummels, la velocità non è il suo punto forte, ma difesa 94 e testa 95 ne fanno veramente un giocatore irrinunciabile, che è stato anche potenziato durante il mondiale. 30 partite giocate, anche 6 gol fatti ovviamente sui calci piazzati. 1,92, insomma, un giocatore che se avete dovete assolutamente metterlo, perché è veramente un muro insuperabile. Quindi questa è la difesa 3, fortissima a mio modo di vedere. Poi cominciamo con i centrocampisti centrali. E anche qui c'è tanta scelta, e guardate Bastian Schweinsteiger, potenziato mi sembra dopo la finale, è diventato un 90, è veramente forte, con il work rate salto alto è praticamente ovunque, 92 passaggio, 85 tiro, 88 dribbling, 82 difesa, è veramente un giocatore a tutto campo, irrinunciabile anche lui, 10 partite, 2 gol, 1 assist, insomma veramente un gran bel giocatore, assolutamente ottimo. E a fianco a lui, qui c'è tanta scelta veramente, anche tanti giocatori diversi. Potrei mettere Pirlo, è il più forte sulla carta, anche se per i miei gusti è un po' troppo lento. Fabregas non mi piace per niente, idem Xabi Alonso. Marchisio non è per niente male nel gioco. Potrei mettere anche Gundogan per fare intesa, ma alla fine metto Santi Cazorla, che secondo me continua a essere fortissimo in FIFA, e quindi non ne faccio a meno. Passiamo all'esterno sinistro. Vabbè, è ovvio che metto Hazard, insomma l'avete visto, anche se guardate Schürrle quanto è forte, 90 velocità, 88 dribbling, 89 tiro, è un'ottima, ottimissima riserva. Poi c'è anche Draxler che non è male, c'è Podolski, insomma anche qui tanta roba, però ovviamente non posso non mettere Hazard a destra. Esterno di destra, anche qui allora Jesus Navas è più forte senza dubbio. Però ci sono tutta una serie di giocatori, come ad esempio De Bruyne, che non è male, Shaqiri, che è stato potenziato ed è diventato veramente ottimo da usare, che comunque insomma, mi fanno anche un po' a volte cambiare un pochino. Ci sarebbe anche Menezza, che nel gioco non fa proprio schifo. Comunque, vabbè, Jesus Navas, perché rimane il più forte, fa pure intesa con Santi Cazorla, quindi è perfetto. Il COC. Allora... il COC inizialmente, vabbè, il più forte prima era Götze, adesso c'è Sneijder che è stato anche potenziato, ma per me il più forte rimane Götze, anche se Sneijder ha 90 di tiro e 93 di passaggio, che è una cosa pazzesca, però Götze lo preferisco, secondo me è migliore Mario Götze. Non so, è un giocatore con cui mi trovo veramente bene, poi c'ha 4 stelle anche col piede debole, quindi non dovete neanche porvi il problema di stare sul piede giusto, mi piace. 12 assist in 24 partite più 3 gol, insomma niente male. E poi l'attacco ovviamente non posso non mettere Klose 90, che ha 90 di velocità, mai visto, 93 tiro, 94 dribbling, 99 testa, questo penso sia il giocatore più forte di Foot in questo momento in assoluto, sono anche più forte di Messi e Ronaldo. Io ovviamente l'avevo trovato in tempi non sospetti, dopo il mondiale è stato modificato a bestia con questa versione quasi leggenda. Vabbè, che vi devo dire, insomma avete visto le statistiche,
25 partite, 15 gol, 11 assist, è fortissimo, veramente fortissimo. Tra l'altro queste partite tante le ha fatte prima di essere potenziato, perché era un giocatore già molto forte prima. Adesso, dopo che è stato modificato, è una cosa veramente bestiale. E vicino a lui, anche qui c'è tanta scelta, perché vabbè, ci sarebbe Huntelaar, che è stato potenziato, ma solo nelle statistiche, perché a me in campo non piace per niente. Idem per Zeko, non mi piace per niente, ne credo meno che mai. Mario Gomez pure nel gioco fa abbastanza schifo. Alla fine la scelta è tutta tra Balotelli, che nel gioco mi piace molto, e per il momento mettiamo lui. Altrimenti, quando non gioca Balotelli, cioè in realtà qui li faccio girare, uno è Balotelli e l'altro è, e ora ve li faccio vedere, tanto così faccio vedere anche la panchina. L'altro giocatore che metto spesso è Rooney, che però è un attivo, beh, dovrei modificarlo, ma adesso non ho la carta. Comunque anche lui non è male, però non è forte come dalla carta potrebbe sembrare. Secondo me è ancora un filino più forte Balotelli nel gioco. Però insomma è comunque un'ottima seconda scelta, tra virgolette. E quindi poi in panchina uno può portare Rune, può portare Fabregas, comunque lo porto, Pirlo ovviamente, Snyder per dare cambio a Götze, e faccio vedere un po' anche tutti gli altri giocatori che ho. Valbuena, che anche lui è stato potenziato e non è per niente male. Vertonghen, che ha le statistiche da difensore centrale, però l'hanno fatto terzino, quindi non è buono, ahimè. Mertesacker col suo 34 di velocità. Gundogan è un altro che mi porto spesso, perché lo faccio, cioè lo alterno un po' con Santi Cazorla, perché anche se non ha statistiche altissime è un giocatore di rendimento e gioca veramente molto bene. Tra l'altro ha un work rate anche magari non ottimale, perché lui in realtà sarebbe più propriamente un CDC, credo, mi sembra che l'ho modificato, no, forse era proprio CDC. Comunque non è proprio il top, perché va molto in avanti, vedete, c'ha il work rate alto, quindi da quel punto di vista state attenti. Però una volta che lo sapete, quindi magari vi mettete a fianco un giocatore che sta più dietro, tipo Schweinsteiger per esempio, aiuta comunque, è uno che si inserisce molto, ha anche un buon piede, insomma non è malaccio. E poi c'è Nani anche per la fascia destra, anche se è un AD, poi c'è Diego Costa, Boateng, che comunque come difensore centrale è ottimo. E vabbè, poi tutti gli altri, come vedete avevo comunque Jordi Alba come terzino, che è abbastanza forte. E dall'altra parte però non ho grandi terzini, perché mi sembra il più forte che ho è Serna, che comunque è bravo, però non è proprio all'altezza. Qui tanto c'era pure Benteke, che a me non piace per niente. Papastathopoulos, che è un ottimo difensore centrale, anche lui. Beh, ci ho fatto guardare 65 partite, lui è stato il mio centrale per molto molto tempo, mi sono trovato benissimo. Ecco Torosidis e Serna si giocano il posto di terzino destro quando gioco a difesa 4, ma ormai ci gioco poco, perché come detto, con tutti questi centrali così forti è inutile. Qui potrei andare avanti ancora tanto, perché guardate quanti giocatori buoni comunque ho. Veramente potrei fare 8 formazioni con, ecco, anche con Debussy io giocavo tantissimo, 92 partite ho fatto con lui, quindi insomma Stegen, Bukusbal, Ter Stegen pure c'era. Insomma, tanta, ecco, non ho fatto vedere lui però, Depay, attenzione, adesso non lo metto Depay perché ho fenomeni a sinistra, ma Depay ragazzi nel gioco è fortissimo, guardate là, 4 partite, 4 gol, cioè io lo faccio entrare, a volte lo porto in panchina, lo faccio entrare negli spezzoni magari quando perdo per dare lo strappo, magari contro gli avversari che sono un po' stanchi, è devastante. Lui ha una velocità a 90, ma credo che sia anche di più, soprattutto lo scatto sullo stretto è una cosa imbarazzante, lascia indietro chiunque. Ed è un buon tiro, insomma, lo vedete, è veramente un grande attaccante. Poi piede debole, 4 stelle, mossa abilità pure. Questo penso che per chi ama skillare è uno dei migliori giocatori che c'è in questo DLC. Quindi provatelo se ce l'avete. E poi vediamo se c'è qualcun altro che dimentico di veramente forte, ma non credo. C'è Mertens che non è malaccio, però mi sa che poi sono finiti. Buona sacoma. No, infatti c'è poca roba poi. Sì, vabbè, più o meno l'avete visto, dai, più o meno questo era lo squad builder. Quindi vabbè, ora non ho messo la panchina, comunque l'avete visto più o meno i giocatori. Questa è la squadra più forte che ho fatto. Con questa squadra sono arrivato in finale 2 volte, perdendola entrambe le volte. Quindi, perché l'unica volta che ho vinto, insomma, ve l'ho fatto vedere lo squad builder con cui ho vinto il mondiale, è stato il primo squad builder che ho fatto, trovate sul canale se non l'avete visto. Con questa, che però è oggettivamente la più forte, ho soltanto perso 2 finali, non sono mai riuscito a vincere. È comunque una grandissima formazione.
È tutto, ragazzi. Ora non so se arriveranno altri video su Footwork Cup, perché sinceramente mi sta riprendendo molto il foot normale, quindi penso che ci sposteremo su quel foot. Quindi arriveranno poi novità, arriverà un video di aggiornamento credo fra un paio di giorni in cui vi spiegherò un po' il futuro a breve termine del canale. Comunque, per questo video è tutto, lasciate un like se il video vi è piaciuto, fatemi sapere voi che giocatori europei usate, quali vi hanno colpito, quali sono secondo voi i più forti o i più buggati, o comunque alla fine poi è la stessa cosa, quelli buggati sono forti. E niente, aspetto i vostri commenti, grazie per avermi seguito, ci vediamo alla prossima, ciao ciao.